Buon pomeriggio dal telegiornale della Toscana. La Corte dei Conti ha studiato e valutato il bilancio della Regione Toscana, un'analisi dalla quale la Regione esce sostanzialmente promossa, anche se i giudici contabili hanno posto le loro osservazioni su società partecipate e andamento del debito. Se tutte le regioni fossero come la Toscana, l'Italia assomiglierebbe alla Germania, ha invece detto il presidente della Regione Rossi. Maria Adele De Francisci. È una situazione di sostanziale regolarità quella che emerge dai dati del rendiconto generale della Regione Toscana per l'anno 2014, parola della Corte dei Conti che ha passato al microscopio il bilancio regionale. Nonostante un disavanzo, l'indebitamento regionale, hanno spiegato i giudici contabili, è stato mantenuto nei limiti previsti dalla legge. Tra le criticità avanzate dal procuratore regionale Andrea Lupi, che ha rappresentato l'accusa di fronte alla Corte, le perdite delle partecipate, tra cui Fidi Toscana, con un rosso che ha sfiorato i 3 milioni di euro, l'andamento del disavanzo effettivo da monitorare, l'alto numero di giornalisti, 40, le dipendenze della regione giudicato sproporzionato per le esigenze comunicative dell'ente. Tra i risultati positivi la riorganizzazione degli uffici della giunta, la diminuzione del personale, un sistema sanitario in pareggio e di qualità. Manca un piano di riorganizzazione delle partecipate, hanno rilevato i giudici, il termine scaduto lo scorso 31 marzo. Noi qui siamo in una situazione ben ordinata, ma non è che i problemi che noi segnaliamo oggi non ci sono. Noi li segnaliamo anche se sono piccoli, perché nel futuro e nello sviluppo problemi piccoli possono diventare problemi grossi. Dalla relazione emerge una regione con i conti in ordine, ha commentato Rossi, che ha chiesto il superamento del patto di stabilità. Bisogna togliere il patto di stabilità e la Regione Toscana può prendere ad investire di più, può prendere a spendere meglio, questo va fatto con maggiore attenzione. Se il resto delle regioni fosse come la Toscana, l'Italia assomiglierebbe molto alla Germania. Ecco.